Adesso è il momento ancora di tuffarci nell'atmosfera degli UFO, dei rapimenti alieni. Dopo aver ascoltato varie volte le conferenze di Corrado Malanga, questa sera abbiamo un collegamento proprio per parlarne da chi conosce bene le ricerche di Malanga, perché siamo collegati con uno dei responsabili del Fans Club dedicato al professor Malanga, da 30 anni ricercatore nel campo degli UFO attraverso l'ipnosi regressiva, insomma, è riuscito a ricostruire un quadro abbastanza chiaro non solo sulla esistenza di questi alieni, di varie forme di vite aliene, ma anche dei loro scopi e del perché verrebbero sulla Terra e del perché in certi casi rapirebbero letteralmente le persone. Allora diamo subito un saluto a Alessandro, che tra l'altro è collegato con noi da un locale di Roma, della capitale, quindi sentirete anche dei rumori di sottofondo, quindi comunque credo che il collegamento, l'abbiamo provato prima, sia abbastanza chiaro, al di là di qualche rumore di fondo. Allora buonanotte Alessandro. Ciao Fabio. Allora, ormai noi stiamo scoprendo le ricerche del professor Malanga, ogni settimana ascoltiamo una delle sue conferenze e devo dire che ci sta dando un'idea del mondo degli alieni, no? Che magari è molto diversa da quello che uno immaginerebbe, perché in sostanza gli alieni vengono qua e da noi vorrebbero una forma di energia che il professore chiama la parte animica, cioè l'anima. Intanto ecco, ti chiedo come sei entrato in contatto con il professore e che cosa ti ha più colpito, diciamo, delle sue ricerche. Ma guarda, io sono arrivato a contattare il professore per puro caso, nel senso che non sapevo niente di questo argomento. Ho trovato su internet dei video su delle ipnosi che faceva lui e la cosa mi ha intrigato, anche perché io studiavo per conto mio tutto il discorso delle ipnosi, la PNL, che è un argomento che mi interessa molto. Dopo essermi visto parecchi video e letti parecchi documenti, ho scoperto che in un certo senso avevo dei piccoli problemi di interferenza anch'io, al che ho cercato un contatto con lui. Lui in quel periodo non si curava più di addotti e mi ha passato a un suo collaboratore. Dopo aver risolto i miei problemi, allora mi sono, diciamo, fatto carico di restituire il favore, passami il termine. Quindi mi sono messo anch'io a divulgare quello che insegna il professore. In sostanza il rapporto a questo. Quello che più mi ha colpito il professore è che comunque è una persona estremamente disponibile, cristallina, e che comunque dà una mano a queste persone, perché se non ci pensa lui non ci avrebbe pensato nessun altro. Questo è, diciamo, il filo conduttore che mi ha condotto al professore. Ecco, come ci si può accorgere, diciamo, di aver ricevuto quella che lui chiama un'interferenza aliena? No? Mi spiegavi prima di cominciare che ce ne possono essere di due tipi, no? Proprio il rapimento fisico oppure, diciamo, un'interferenza onirica, quindi nel sogno. Ecco, quali sono dei segnali tipici di una persona che è stata addotta? Ma guarda, i segnali sono più che evidenti, cioè perché le persone che soffrono, diciamo, di questi rapimenti hanno dei segni innanzitutto sul corpo molto evidenti, cioè si parla di cicatrici che sono sempre le stesse, per esempio. Sul sito chiaramente ci sono le foto, ve le potete andare a vedere. Hanno degli impianti che vengono propriamente chiamati microchip, tutti negli stessi punti. E quindi quando vai a fare le risonanze magnetiche trovi quelle cose sempre negli stessi posti, cioè dietro l'orecchio, ce n'è uno vicino alla ghiandola pineale, ce ne sono alcuni sulla schiena. Quindi ti voglio dire, di segni fisici ce ne sono, ma soprattutto è la vita della persona che è assolutamente travagliata. Le persone poi tra l'altro soffrono di quello che si chiama il missing time, cioè in sostanza non si ricordano determinate situazioni della propria vita. Ci sono degli episodi eclatanti in cui persone sono praticamente morte, poi invece sono tornate fuori dall'ospedale vive e vegete. Quindi ti voglio dire, ci sono tutta una serie di fattori che non coincidono con la vita normale che fanno tutte le altre persone. Al che uno inizia a porsi dei problemi. Se facesse il test che il professore ha redatto, si chiama TAT, lo trovate
un po' dappertutto in internet, compili questo test che è di autovalutazione e ti accorgi perfettamente se sei o meno nel problema. Ecco, quanto sono diffusi questi, chiamiamoli, rapimenti o queste induzioni, interferenze aliene? Cioè, sono rapimenti, chiamiamoli, di massa, e chi sono i soggetti, se si può fare una tipologia, no? I soggetti, diciamo, più esposti a questo rischio, oppure chiunque, diciamo, può essere capito? Guarda, i dati possiamo farli, possiamo darli soltanto per quanto riguarda il territorio italiano. Il professore opera sul territorio. E comunque c'è un dato abbastanza sconcertante, perché lui, secondo delle proiezioni statistiche, ha calcolato che la percentuale di persone che soffrono di questo problema è l'1% della popolazione italiana. L'1% è un numero abbastanza grosso, insomma, su 60 milioni. Quindi, che voglio dire, sono dei rapimenti di massa in Italia, ma anche in tutto il resto del mondo, quindi comunque è una massa di persone abbastanza grande. Questi esseri, diciamo, si è ipotizzato da dove vengano, cioè sono qua sulla Terra, comunque hanno, cioè sono da qualche parte, oppure vengono da altri universi tutte le volte, cioè chi sono e se si è ipotizzato da dove provengano, cioè se sono tra noi o se proprio fanno parte di altri universi. Ma diciamo che nel bestiario, perché sono parecchi poi, sono parecchi, c'è un po' di tutto. Cioè, sostanzialmente tu dovresti cercare di vedere questo posto, cioè la Terra, come una riserva di caccia. Ok? Sì. Quindi ce ne sono alcuni che sono stanziali, assolutamente stanziali, e nelle varie ipnosi del professore si sa anche dove stanno, e cioè abitano alcuni nelle prossimità dei vulcani. Così almeno dice la persona che viene messa in ipnosi, soprattutto quando si parla con le varie memorie alienative e questi, diciamo, alter ego che ti impiantano nel cervello ad alcune persone. A volte lui riesce a parlare direttamente con queste specie di memorie di massa che gli mettono in testa. E in una delle varie ipnosi è uscito fuori che appunto questi qui, per nascondersi, perché il gioco sta tutto nel non farsi scoprire, quelli che stanno proprio qui stanno vicino ai vulcani. Molti altri vengono da altri universi, però non hanno di questi problemi, perché hanno una tecnologia chiaramente che non è neanche vagamente paragonabile alla nostra, e a quanto pare riescono a modificare la curva dello spazio-tempo a loro piacimento. Lui, in molti di questi racconti, no, che lui ha raccolto in ipnosi regressiva, c'è la presenza anche di militari, quindi diciamo c'è una collusione quantomeno con alcuni apparati anche dello Stato. Ma assolutamente sì, cioè se partiamo per esempio dal presupposto che lo stesso Medved, il presidente russo, proprio ultimamente ne ha parlato, cioè ragazzi tiriamola fuori questa causa, tanto abbiamo perso la battaglia, cioè tutti, diciamo, quelli che stanno al vertice, politici, massoni, industriali di alto livello, sanno tutti che cosa succede. E quindi chiaramente usano, o meglio, i militari sono quelli che fanno il gioco sporco, perché alcune volte sono loro che vanno a prendere le persone, alcune volte, non sempre. Questo perché? Perché comunque fino a qualche tempo fa cercavano di farsi le scarpe l'uno con l'altro. Cioè, quando, diciamo, si è venuto a conoscenza del fenomeno, si parla, diciamo, più o meno nel periodo di Roswell, giusto per farti, diciamo, per darti un'idea di quando è stata dimostrata la collusione, è stata scoperta questa collusione, chiaramente i militari, che sono funzionali all'alieno, si sono messi d'accordo dicendo: ok, noi vi diamo una mano, voi dateci un po' di questa energia, quando riuscirete a prenderla dall'uomo. Hanno fatto questo patto scellerato. Ovviamente nessuno dei due ha interesse a mantenere la propria parola, perché chiaramente sia il militare che l'alieno, se riesce a avere questa energia infinita che è contenuta nell'anima, non dà niente a nessuno, si tiene tutto per lui, diventa immortale e non gliene può fregare di meno degli altri.
Quindi comunque assolutamente sì, la presenza militare, che poi è quella anche più subdola, è assolutamente vasta, anche perché spesso e volentieri i militari, dopo le abduzioni aliene, vanno a riprendere questi personaggi, questi poveri sciagurati, che cercano di capire che cosa fa l'alieno, si spiano l'uno con l'altro. Siccome no, in Italia ci sono migliaia di scomparsi, persone scomparse anche del tutto, spesso davvero scomparse di persone che non lasciano traccia, la minima traccia, c'è la possibilità, ecco, che persone vengano capite e che non tornino più? Beh sì, sì, c'è questa possibilità, anche perché in una ipnosi che abbiamo pubblicato di recente c'è questo alieno che dice: guardate, noi abbiamo ricostruito un ambiente esattamente uguale a quello della Terra, ci abbiamo già messo delle persone, stiamo praticamente li stiamo coltivando lì. Io adesso non so se questo è collegabile a, più che altro, a discorsi di riti massonici, che tu sai spesso vanno a sfociare in cose piuttosto violente, oppure siano collegati ai rapimenti che vengono fatti dagli alieni. Questo non te lo so dire, non abbiamo dati in questo senso, perché non è mai stata indagata probabilmente la cosa. Certo, il dato delle persone scomparse è altissimo, il che ti fa pensare che probabilmente alcuni di quelle persone scomparse, probabilmente quelle che hanno il DNA buono, probabilmente ci fanno quello che ci fanno. Mettiamo il caso, ecco, che ci sia qualcuno che ritiene di aver subito queste interferenze, diciamo, da quelle più pesanti a quelle meno, però dei disagi, quindi quello che tu raccontavi prima. Ecco, che cosa possono fare queste persone per, se si può fare qualcosa per, diciamo, liberarsi da questo fardello? Guarda, detto in due parole, innanzitutto la prima cosa è prendere coscienza di questo fatto, ok? Perché poi non dobbiamo sottovalutare il fatto che anima è una forma di energia che ha moltissima coscienza. Quando tu riesci a fargli capire: guarda che questi mi prendono il contenitore che serve a te, lei già si mette di traverso, non gli va bene. C'è soltanto una anima su 20 che non è in grado di capire questa cosa, e quindi quella persona soffre di questi tipi di problemi. Per risolvere questi tipi di problema basta semplicemente far capire ad anima che cosa succede e cosa non deve più succedere. E questo si fa semplicemente applicando delle tecniche di stimolazione mentale, ok? Quelle che praticamente in altre discipline vengono chiamate forme di meditazione, autoipnosi e quant'altro. Il professore, dopo 30 anni di studio, ne ha diciamo formalizzate alcune. L'ultima, quella definitiva, è uscita se non sbaglio il 3 o il 4 di gennaio, quindi è recentissima, è quella definitiva, cioè non è bisogno di una guida, ti leggi questo documento, devi comprendere tutto ciò che c'è scritto, nel senso che devi capire come funzionano le cose, ti fai questa simulazione mentale, che serve unicamente sostanzialmente a ricongiungere le tre parti coscienziali che formano l'essere umano. Dopodiché tu capisci e non ti fai più prendere, e l'alieno non può più fare assolutamente niente, perché l'alieno fondamentalmente lavora sulle separazioni. Cioè, finché queste tre forme di coscienza sono separate, loro possono fare qualcosa. Quando tu le riunisci, così come era all'inizio, in principio, prima che fossero separate, loro non possono più assolutamente fare niente. Questo documento, ecco, si trova nel sito? Assolutamente sì, ci sono già 3-4 siti che sono in rete, lo trovi anche ovviamente sul fan club di Facebook, ed è un documento in PDF, saranno una decina di pagine in tutto, ma la tecnica sarà lunga da leggere, non più di una o due pagine, insomma, in sostanza non è, diciamo, un papiro enorme che ti devi andare a leggere, è qualcosa che fondamentalmente però devi comprendere, perché sennò la tecnica non funziona.
Mi è molto colpito nell'ultima parte che abbiamo ascoltato, no? E tra le tracce che ad esempio vengono trovate nelle donne, come se avessero subito una sorta di parto cesareo, no? Perché oltre a prendere l'anima, in certi casi la donna viene in sostanza ingravidata, diciamo, inserendo dei particolari ovuli, se non ricordo male, e poi viene fatta dopo qualche mese una sorta di operazione e viene prelevato, chiamiamolo questo bambino, insomma, che sarebbe un incrocio, no, tra umani e loro, sempre per, diciamo, garantirsi quindi questa forma energetica, quindi riprodurla poi loro stessi. Ma guarda, fra le tante cose aberranti ci sono chiaramente anche queste, ossia la donna, l'adulta, viene usata spesso come fattrice, nel senso che alcuni di loro non si possono riprodurre, o perché quando hanno fatto la guerra tra di loro, ad una razza gli è stata sterminata tutta quanta la parte femminile, quindi non si possono più riprodurre, o altri proprio perché non si possono riprodurre per loro natura. Allora usano le donne, le nostre, per fare quello che loro non possono più fare. Il discorso della razza ponte, che spesso si sente dire, è più legato a un discorso di manipolazione genetica del DNA. E non è, diciamo, questo il loro modo di operare. Quando ingravidano le persone, perché per esempio il rettilone, non quello, diciamo, con la faccia da serpente, se poi vi andate a vedere, diciamo, il bestiario che trovate in Alien Cicatrix, quello non si può riprodurre. Allora che fa? Prende, inserisce questo esserino, fa fare tutto quello che deve fare alla donna, dopo 3 mesi torna, se lo riprende. E così loro si sono, diciamo, garantiti una sorta di sopravvivenza, perché sennò loro non si possono riprodurre. Quando, no, perché sono anni e anni ovviamente, no, che ci sono avvistamenti di strani oggetti nel cielo, quindi si grida sempre, no, all'UFO, al disco volante, a oggetti che si muovono in modo strano e poi spariscono. Ti chiedo, ecco, se, diciamo, questi avvistamenti sono poi, diciamo, si tratta delle stesse cose, quindi sono questi esseri qua che vengono appunto sulla Terra, oppure diciamo che a volte, no, questi avvistamenti lasciano un po' a desiderare come testimonianza. Ma guarda, capitano più spesso adesso perché abbiamo più coscienza del problema. Che voglio dire, se tu ti vai a vedere, ce ne sono di video su internet, ci sono parecchie testimonianze anche sui vari dipinti antichi delle tracce di questi avvistamenti. La stessa Bibbia parla di ruote, carri, cose strane che stanno, la famosa gloria di Dio, no? C'è un articolo molto carino di Malanga in cui dice: guardate che se voi, diciamo, seguite alla lettera come viene descritta la gloria di Dio, questa è una macchina volante. Che succede? Che adesso innanzitutto noi abbiamo più coscienza del fenomeno, che non siamo soli, e quindi abbiamo anche più possibilità di vederli, perché tu, se una cosa non la conosci, non sai che esiste, non la vedi proprio. Oltre a questo devi aggiungere il fatto che siamo in un momento particolare in cui l'alieno non gli frega più tanto di non farsi vedere, nel senso, capitano spesso queste cose perché vanno veramente di fretta, hanno, diciamo, i giorni contati e fanno, diciamo, meno attenzione a non farsi vedere. Spesso quelli che si vedono, quelle triangolari, diciamo, per quello che ne so io, sono quelli dei militari, comunque sia, questo per fare un inciso, ecco. Abbiamo capito qual è il fine, ma possono essere considerati, diciamo, comunque esseri sostanzialmente malvagi questi alieni? Ma il discorso è sempre quello del punto di vista, nel senso che chiaramente a noi non ci fanno comodo queste persone, perché non è che ci trattano bene. Cioè, tu devi capire che loro, per perpetrare nell'arco dei millenni quello che fanno, innanzitutto hanno messo su tutto sto teatrino dell'economia, della politica, è assolutamente tutto falso, insomma, ti voglio dire, la gente si sta accorgendo che comunque sia, per esempio, chi voti, tanto sono tutti uguali, no? Si sente spesso dire sta cosa, sì. Perché
perché comunque sia, sia i politici che tutto il teatrino che abbiamo sulla Terra è fatto unicamente per uno scopo, quindi non è che qualsiasi cosa succeda sono sempre comunque loro a comandare, a portare avanti, diciamo, questa situazione. Mi sono un po' perso, scusa, probabilmente sono andato a finire un po' più distante dalla domanda iniziale. Cioè tu dicevi, no, loro non ci fanno comunque bene, cioè il contatto con questi esseri a noi non fa bene, in sostanza, cioè stavi dicendo questo, no? A noi non ci fa bene, chiaramente dal punto di vista loro non hanno scelta, perché ti voglio dire, ci sono alcuni di loro che il loro universo si sta chiudendo, ok, questo lo dicono anche loro, e quindi stanno per morire, quindi loro devono fare qualcosa per sopravvivere, è chiaro che lo fanno a danno nostro, per noi non c'è niente di positivo, su questo non c'è dubbio, se non che quantomeno ci costringono a prendere coscienza di quello che siamo veramente, ok? Sì. Se tu ti vai a leggere per esempio le varie conclusioni di Malanga, che parla di coscienza, cioè che la coscienza è il vero Dio, perché la coscienza può fare tutto, è la coscienza, la nostra coscienza che crea questo mondo materiale che tu vedi, sostanzialmente a noi l'esperienza aliena ci servirà per capire che noi siamo coscienza e quindi noi siamo Dio, cioè tutto sommato nel male che perpetrano all'1% di queste persone, fortunatamente, se ci riusciamo, riusciremo a capire almeno la nostra vera essenza. Quindi tutto sommato dobbiamo vederla da un po' tutti e due i punti di vista. Sì, sicuramente fanno molto del male alle persone. Se noi riusciamo, diciamo, a prendere coscienza di quello che succede, finalmente riusciremo a capire chi veramente siamo. E questi chiaramente non avranno più gioco facile con noi. Va bene, Alessandro, io ti ringrazio molto di essere stato collegato con noi.